Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella doppia player di Lorenzo Insigne e di Nicolò Barella. Lorenzo Insigne, SBC, Rule Breakers, Barella invece, IF, di questo Team Odd Week. Ma prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete i link ai nostri social, Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Palla per Insigne, sulla fascia. O tira a giro dalla distanza, o tira a giro. Buono, buono, buono. Insigne si inserisce veloce, ma non fisico, però riesce a prendere, ma niente, non riesce di fisico, ovviamente. Insigne palla per Lukaku, che la stoppa bene e l'allunga. Grande Barella nell'intervento difensivo qua. Vai Insigne sulla fascia. Corri come un pazzo. Corri, corri. E niente, niente. Bravo Barella, intervento difensivo. Con tempismo. Anche bello questo passaggio per Osimhen. Grande Barella ancora, intervento. Recuperare palla. Barella. Vabbè, sono andato dritto per dritto. Vai Insigne sulla fascia. Tutta tua la fascia, il tiro a giro! O tira a giro, Lorenzo Insigne! O tira a giro. Bella palla di Barella per Lukaku, che non sbaglia, assist geniale del mister Barella. Ancora Insigne, sulla fascia. Una skill di Insigne. Ancora skill. O tira gir. Preso il difensore. Insigne però. Non demorde. O tira gir. Bruttissimo. Palla per Barella. Tu per tu con Neuer. Niente Barella. Peccato. Bello l'inserimento di Insigne. Uscugnizzo. O tira gir. Bellissimo. Peccato. Insigne. O tira gir. Niente. Facciamo battere sto calcio di rigore o Skounidze, o tira a giro. Vediamo se lo riusciamo a fare. Bam! Gol! Gol su calcio di rigore, ovviamente. Sì! Niente. Insigne in aria. Mancino, debole. Debole centrale. Partiamo da Nicolò Barella. Beh, vabbè, ragazzi, io ho provato il base. Mi è piaciuto tanto, anche questa versione IF mi è piaciuta. Peccato che non abbia fatto gol. Peccato. Però lì, in quella posizione di centrocampo, ecco, scusate, aiuta sia in attacco e sia in fase difensiva. A centrocampo recupera tante palle, questa è una cosa che a me piace di lui. È un giocatore duttile, ha gli upgrade giusti per quel che riguarda la velocità, il dribbling anche. Insomma, ricevuto un bel upgrade, non sostanziale, ma si vede un minimo in game. Allora, il problema è che non li aumenteranno mai le 3 di piede debole. Oh, porca, cioè, voglio dire, quelle 3 di piede debole sono quasi ora come ora inguardabili. Basta che ricevano altre due versioni in form e quelle 3 di piede debole diventano molto più fastidiose di quanto possono essere utili. Dribblatore e passaggio per lui sono qualità incredibili. Magari non il calcio piazzato, quello è una cosa a parte. E devo ammettere che riesce a fare delle belle giocate di assist, ma anche delle belle dribblate senza le skill, perché ha 3 di skill. Davvero, niente male. Un po' alla Barella nella real life, in real life, ragazzi. Velocità buona per quel ruolo. Il tiro, vabbè. Difensivamente parlando, secondo me ha una grande capacità di intercettare la palla, perché 85 in carta si può notare tantissimo in game, intercetta tanto. Contrasta anche abbastanza bene, magari gli manca un po' di fisicità, però devo dire la maggior parte intercetta. Un po' lo stile che piace a me. Ha tantissima resistenza, corre tantissimo, fantastico, veramente. Rispetto alla versione base ha ricevuto un più 1 in resistenza, però già la base correva e macinava chilometri a una velocità incredibile. Cioè, ragazzi, messo a centrocampo, tanta tanta roba, tanta tanta roba. Come caratteristica, al fondo dei contrasti, tiro da fuori. Semi-automatico. Semi-automatico. Non è automatico, automatico purtroppo.
come indice di ibridabilità da 1 a 3, ovviamente 3. Come alternative in Serie A, Milinkovic-Savic, Tonali, Zambaghissà, Benasser. Zambaghissà ce può sta, ce può sta. Come prezzo siamo all'incirca sui 70.000 crediti, 72. Prezzo che scenderà anche in 3-4 giorni, in 3 giorni è sceso di 30k. Scenderà ancora tranquillamente, secondo me, ragazzi. Come stile intesa? Allora, dipende. Se volete uno stile di corsa controllato, perché magari vi permette di gestire meglio la palla e tutte quelle cose lì, allora possiamo optare per Ancora o anche... No, Ombra invece li va a lasciare il suo stile di corsa, scusatemi, che è esplosivo. Ragazzi, Ombra ci potrebbe star bene, comunque, secondo me. Walkers alto va benissimo in quel ruolo. Ma venendo alle conclusioni per questa carta, il mio voto per lui, ragazzi, tranquillamente 8.5. Tanta roba, magari aspettiamo un po' il calo del prezzo e poi lo facciamo diventare molto più interessante. Passiamo a Insigne, SBC che costa circa 30-31k, non costa tantissimo, è una carta che può usare come altro, può far anche l'attaccante o la S, AT scusatemi, quindi la seconda punta, e onestamente parlando a me non dispiacerebbe metterlo come AT, però effettivamente... manca qualcosa nella fisicità, non ha forza. Lui proprio fisico zero, cioè non è che voi dite Giovi, ma è qualcosa di... Niente ragazzi, niente. Ha malapena la resistenza, salta pochissimo, scarsa precisione, niente. Veloce, giusto, velocissimo. Studi di corsa, esplosivo, si può cambiare? No, non si può cambiare. Qualsiasi stile intesa li mettiamo, avrà quello stile di corsa esplosivo, fisso. Bellissimo tira a giro. Beh, l'unico gol che ha fatto è stato su tira a giro, perché l'altro l'ha fatto su rigore. E dalla distanza col tira a giro, bella proprio, belle. Se sappiamo come posizionarci, se sappiamo prendere la zolla giusta, se sappiamo come si tira a giro dalla distanza, lui potrà essere molto, molto pericoloso, ragazzi. Ci potrà regalare delle perle, niente male. Infatti nelle 4 partite, che non sono state nemmeno complete, 4 partite, un palo preso, un gol dalla distanza, è pericoloso. Col suo tiro a giro dalla distanza, ragazzi, è pericoloso. Passaggio altrettanto interessante per questa carta. Non so se mi ha fatto assist. No, non mi ha fatto assist, perché lì è un po' difficile. Il problema è, tra virgolette, il cross. Perché lui ha sì 4 di piede debole, aggiungiamo anche le 4 di skill così le togliamo anche davanti, però ha difficoltà nel crossare, principalmente. Se gli chiediamo di fare qualche passaggio stretto da COC o da seconda punta, va benissimo, sul cross un po' meno. Dribbling elevato, interessante, sa dribblare con le 4 skill, davvero utile. Magari sì, pecca di freddezza quando ha palla al piede, ecco perché magari se abbiamo l'uomo vicino, l'uomo avversario vicino, inizia a essere un po' così, forse pericoloso tenere palla, troppo tempo palla con lui. Caratteristiche, tiro di precisione, tiro d'esterno, classe, ci siamo ragazzi. Come alternative, beh ragazzi, ma che ve lo dico a fare nella Liga, nella MLS, che alternative vuoi trovare? Magari nella Serie A, Chiesa, l'unica proprio. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, 1, solo la nazione, bene. Prezzo... dai, giusto, body type abbiamo unico, ma è un magro. Come workers, alto in attacco e medio in difesa, altezza 163 con 53, scusatemi, chili di peso. Stile intesa, qua mi consiglia football, maestro, finalizzatore. Ragazzi, provato anche con base, va bene, ha un punto intesa addirittura. Quindi, voglio dire, ci possiamo star tranquillamente. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, 8 meno. Il fisico da esterno qua no, e anche da forse seconda punta. Però è una buona carta. Se siete fan, volete fare una full Serie A, potrebbe full Italy, potrebbe tornarvi utile. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di queste review. Se vi sono piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una divisione. Con Giovi Spoh, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli. Here we go. We'll be right back.